Andate avanti! Andate avanti! Bowling, bowling, bowling! Strike! Pier, sì? Ti ricordi i tempi di Wii Sports? Erano 2 anni fa per me. Era 2 anni fa a casa! Perfetto, oggi giochiamo a Nintendo Switch Sports, che è un po' più difficile da dire, ma è più nuovo, quindi è più fico, no? Il mio è tutto slanciato, alto, fico, cioè, proprio come me. Nonnino robusto? Sì, sono proprio io. Pier, da che cosa partiamo? Perché io ho provato solo il bowling e ho fatto i miei strike. Peccato che non avessi registrato, perché ho fatto 10 strike su 10, non lo vedrete mai. A parte che la partita praticamente iniziata, non mi hai detto manco come si gioca. Tu per il bugger muovi dal basso verso l'alto, per alzarlo dall'alto verso il basso. Ma che cazzo? Sì, sium! Sium, Victor! Cosa The Lars serve? Non è mai successo e non succederà mai. Vai! Ma per saltare devi anche muovere dall'alto verso il basso. Guarda che ti muro. Ah, non sono riuscito a murare. Non so nemmeno io che sto facendo. Alzagliela, no! Oh, Victor! Victor, bella. È la prima volta che ci gioco, ma ti giuro, non per vantarmi, ma basta fare un po' così col Joy-Con e succede tutta la magia. Vabbè. No, palesemente fuori, dalla mia prospettiva di gioco, fuori. Cavolo. Vai, amica di cui vai, Victor! Nome. Magari è un amico. Bravo! Grande Ryan. Cazzo! Comunque, Tiar, quando andavi a fare appunto l'ora di ginnastica a scuola, qual era lo sport che vi facevano fare sempre? Perché proprio la pallavolo? In realtà era il basket da noi. Ah, da voi il basket? Mamma mia, si vede che eravate proprio la scuolina del nord privilegiata. Ma è più privilegiata la rete da pallavolo? Noi non ce li avevamo, i canestri. No, 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 pallavolo no, non con la rete, ce la dovevamo immaginare. Ci dovevamo immaginare la rete. E pensa quando tipo la palla era alta ma non troppo, e quindi non si capiva. Ma guarda che con la rete quella l'avrebbe toccata. No, non è vero, tutto all'immaginazione. Mi dispiace, Tiar, mangerai la polvere. No, adesso va a schiacciare, Victor, la chiude. Victor! Attenzione, no, dai, Victor Osimhen! Vai! Bestia. Non lo farai. Sì, sì. Vuoi fare un altro o vuoi cambiare sport? Non lo so, Tiar, pensi di averle prese abbastanza o... Andiamo a fare... Così posso siummare, cioè nel calcio mi devi lasciar siummare. Come si chiama? Pocco? Spocco! Guarda, Danny, guarda i capelli rosa. Ah, oh, Natiar con quella tutina lì. Cioè, sembri il figlio di Sarri, fra! Non ti soffiare il naso in campo che ti esce la smoccolata di 3 metri come a lui qualche mese fa. Sai come si gioca? Ti muovi con la levetta, questo l'hai visto. No. Dani, non portatela in porta. Ah, e okay. Poi devi tipo alzare verso l'alto per calciarla via. L'avevo appena intuito. Fermati, Tiar, no, ho finito lo stamina! Ho finito la stamina! Visto? Guarda, hai dovuto fare pure il tiro da fenomeno, eri a 1 centimetro. Maledetto Tiar! Mo fa il contropiede, guarda il contropiede. Tanto devi finire la stamina pure tu. Maledetto! Dove sono i terzini? Dove sono i terzini? No, Dani, è un 1v1. Ah, ok. Ma lo sai che io sono più bravo a fare gli assist per i compagni di squadra? Qui c'è un problema. No, non lo ho so, compagni lo so, di squadra. Se poi giochiamo in un 4v4 dopo. Cavolo, però dovremmo giocare insieme. Sai, con le nostre filosofie calcistiche. Il piolismo, sì. Il guardiolismo. Il guardiolismo, certo. Sarriball, certo, me ne intendo molto. CR7 Sium, Penaldo, Pessi. Preferisco... Vabbè, Dani, non ho una battuta pronta. Grande, ti c'era una battuta. Prego. Ma qua, ma c'hai sempre la stamina tu, ce l'hai sempre, fai i righi contropiedi. Perché scatti un po' e poi smetti, no! Maledizione, non me ne va bene una! 10 secondi alla fine. Ma sponda troppo, ma c'è un modo di calciarla un po' con un piede più delicato, più gentile? Cioè, fa solo il tiro forte, basta! 0-1, bravo, Massimiliano Allegri. Grazie, grazie, corto muso. No, ne voglio fare un'altra perché questa non era valida. Facciamo quella 4v4 in cui puoi passarla ai compagni, dai. Sì, mi piace. Ragazzi, voglio una vittoria, Rachel. Pablo, Lucia, vi raccomando, Forza ragazzi, andate avanti! Andate avanti! Dani sta dietro a difendere e impostare il gioco. E anche allenare. Di là, co! Manca il porcone, Dani. Poi ci manca inizio a sputare per terra, però sono in cameretta mia comunque, quindi... Che schifo, neanche pulirtela. Sì. Oppure potrei non farlo. Vabbè, prima o poi si assorbe, ma fai acqua alla fine. Evapora, è caldo. No, poi comunque ho la bocca abbastanza pulita, piena d'alcol di ieri sera e dentifricio. Però consumati in momenti diversi. No, insieme. Poi consumato il dentifricio, ho consumato, l'ho mangiato. Dai, Tiar! Sì. Pensavo che la mia il cosa... Il coltellonino robusto, dove sei? Smettila! E tu mi vieni a cercare apposta. Sì, non ti vedevo. Dove sei? Dove sei? Cioè, hai fatto pure il gol sotto al 7. A chi ti credi di essere? Tiar, ho saputo che ultimamente hai giocato spesso ai Pokémon. Mi dispiace molto. Sto per fare un'altra cosa con i Pokémon, mo. Sì? Sì, sì. Ecco, perfetto! Stavo per dire, averci dei rapporti. Tu hai preferito sintetizzare tutto in una parola più corta. Ragazzi, non stiamo vincendo un cazzo.
cazzo. Io sto vagando per il campo. Rapporti è ambiguo, potrebbe essere anche un rapporto di amicizia e basta. È vero, tipo quello che c'è tra me e te. Giusto. E basta. Se volessi qualcosa in più, Dani, te l'avrei chiesto. Dai, bro, no! Bro, bro, no! Bro! È giusto così, gol che ci siamo cercati con la tattica, questo era uno schema. Tiro di Pablo a due all'ora. Ma bello, quindi stiamo facendo manca. Supplementari e immagino sì, che... Goal. Lo sapevo, il primo che segna. Golden goal e se vedi la porta mo' è gigantesca. Ok, vabbè, siamo in controllo. Vai Lucia! Grande Lucia. Cazzo, l'ha presa. Ti vedo che stai ninjando verso quel pallone. Ah, vai Rachel! Mia. Rachel, fai schifo, capo. Rachel, corri, c'è Fritz che ci vuole provare con te. Oh! Dani, puoi siumare. Lo faccio? Vai. Mi aspettavo ti alzassi e lo facessi a tutti gli effetti. No, dai, basta anche poi dopo un po' fare sempre i babini. Sono tutto sudato. Bullying, bullying, bullying. Standard o speciale? Facciamo prima una normale. Muovi il Joy-Con tenendo premuto. Ho già sbagliato. Grande. No, no, me lo fa rifare. Tempo scaduto! Il primo tiro è tempo scaduto perché mi sono fermato a chiacchierare, come sempre! Ho fatto 7. Dai, 7 non è male. Lo sai che perderemo, vero, contro il bot? È probabile. Vai! No, vaffanculo. No, è rimasto uno nell'angolo. Pure anche a me. Angolo sinistro a destra? A me a destra. Mamma mia, che odio quando succede così. Ecco perché avevo smesso di giocare a Wii Sports. Ehi, TR, sei proprio a fianco a me. Non è vero, abbiamo una corsia in mezzo. Che ne pensi se io spostassi, ecco, i miei birilli nella tua pista? What if I put my next to yours? Or maybe not. Oppure arrivo che mentre tu ti stai concentrando e stai con la palla in mano per tirare, arrivo io e la tiro nella tua pista, colpisco due birilli e ti rovino tutto. Non vedo l'ora di farlo nella realtà. Dobbiamo andare al bowling, Tier. In centro a Bologna non ce n'è uno. Sindaco Lepore, cosa stiamo facendo, eh? Non sono molto contento di questa cosa, sindaco. Strike! Vai! Questa la dedichiamo al sindaco. Io ho fatto strike di nuovo, posso dedicarglielo? Ho fatto uno split da un lato e dall'altro, gliel'ho dedicata. No, che schifezza, no sindaco, non volevo dedicarle un tiro così orribile. E questa mo come la risolviamo? Non la risolviamo. Allora, puoi cercare di risolverla prendendo un birillo da un lato sul lato esterno. Sì, ci ho provato, ma è veramente difficile. Yeah! Vai, 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 tiro del sium. No, ho fatto un altro split, però stavolta sono abbastanza vicini. Posso farcela. Ti sei allenato per questo, Dani. Oggi quando hai fatto una partita in due minuti. Ma tu sei primo, come al solito, traiardone. Ma io sto giocando normalmente. Giocando normalmente. Sarà lì tipo a petto nudo, con la fascia in testa. Non è vero, ho solo i polsini. Ah, i polsini. Attenzione perché qui si può completare. Forse bel sium spare. Devo trovare il video su YouTube, quello come vincere a bowling sempre. Devi fare due flicchettini a sinistra con la levetta e due con il tasto. Esatto, ma non funzionerà se prima non lecchi bene. Bene bene il Joy-Con rosso e te lo infili tutto in bocca. Ma io non ne ho uno rosso. Allora non puoi usare il cheat. Vai, muoviti che sta scadendo il tempo. Rimortacci tu, che tiro effetto che ho fatto. Va bene. Dai, ci vuole uno strike. Uno strike per risollevare questa stagione. Tua mamma quella tra... Esatto, esatto. Era quello che volevo dire anch'io. È finita la palla tipo nel passaggio laterale. Vai! Uno non è rimasto in piedi, Tiar, uno. Non l'ho preso, porca troia. Mamma mia, ma chi è quel figone pazzesco? Ma che tutina attillatina. Hai visto? Come hai piantato quella punta del piede a terra. Oh, che sexy. Brava, Nelly, hai fatto strike. Brava, brava. Testa di cazzo. Magico, quindi com'è finita sta partita? Penso di aver vinto. Ma io sono arrivato secondo per giunta. Cioè Nelly mi ha battuto. Di 3 punti poi. Voglio fare una partita speciale. Ma dai, su. Ma che sono incollati al pavimento sti birilli. Vai Abe libero. Attenzione. No, la cannata di brutto. Ma che cos'è? Un platform con le piattaforme che si muovono. Cosa c'è pure? Deve avere il tempo giusto. E sappi che scende e risale, Ci mancano pure gli anelli di fuoco. Oppure qualcuno sulla pista che ti spara con una pistola laser. Strike! Fra, vedi che lamentarsi serve sempre. Più mi lamento di una cosa prima di farla, più mi uscirà bene. Sono quarto. Puoi fare tipo un turno dove vai nella canalina? Lo faccio per te. Grande, fra. Ma non adesso. Lo farai tipo quando non giocheremo insieme.
me. E tu sarai esatto. contro i bot e dirai: ok, è finita nella canalina. Questo era per Dani. Esattamente, vedo che hai capito. Strike! Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra. Che balzo da settimo a quarto. 71-82. Beh, però se vedi rispetto a prima che era meno 14, ora solo meno 11. Stai tremando? Tecnicamente con lo strike in effetti riprendi punti tu. Perché lo strike ti dà punti bonus dopo. Vai, 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 vai. No, cazzo, ci credevo, ci credevo. No, porco... Mannaggia. Strike. Oh, 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 oh. Dani secondo, mo. Mi sono davanti a lei di due punti. Sono di nuovo quarto, è durato poco. Ma adesso è normale senza niente, sì. Dani. Uno ne è rimasto in piedi. Sì, 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 porco di... diavolo. Cos'è successo? Me lo spieghi? Allora, ho tirato la palla un po' troppo lenta perché mi è scivolata la mano praticamente. E l'ha missata di 3 mm, l'unica cosa che era rimasta su. Io avevo fatto 9, era rimasto 1 e l'ho missato di pochissimo, proprio mentre tu raccontavi. Idem, uguale. Molto bene. Comunque sono arrivato terzo, ti hai visto? Io sono arrivato quarto. Sono anche contento perché la medaglia di bronzo non è come quella d'argento o d'oro. Cioè quella di bronzo te la squagli in 2 secondi e ci fai tipo 1500 euro. Dani, qua io ho 4 opzioni: gioca di nuovo, cambia le impostazioni, seleziona sport oppure accettazione. No, dobbiamo andare a fare il check-in all'accettazione. No, l'ultima opzione è lascia like a sto cazzo di video e ci vediamo alla prossima. Ciao. 3, 2, 1, go.